quante notizie, tante le novità a livello della vostra holding, da poco tra l'altro Filmaster Production è anche all'interno di IEN, ossia? Italian Entertainment Network, che è il nuovo naming del gruppo, quindi quella che era Filmaster Group, oggi si chiama Filmaster Italian Entertainment Network, e sotto ci sono quattro società operative: Filmaster Production, Filmaster Events, Civita e Cine District Entertainment. Questo per diventare sempre di più una società partner dei nostri clienti in grado di offrire servizi ad ampio spettro, dalla produzione agli eventi, all'offerta culturale, alle location di Cinecittà. Anche perché ce lo diciamo da tempo, insomma, tutto quello che è produzione video non gira più intorno solo allo spot, ma molto altro, anzi i contenuti di cui le aziende hanno bisogno oggi, visto il proliferare dei device e delle modalità di comunicazione e ingaggio dei consumatori, sono molteplici. E enormemente, è anni che lavoriamo su questa trasformazione, sia come Filmaster Productions, che si è trasformata negli anni con filmini, con i lavori che facciamo e i mondi che tocchiamo, no? Col nostro know-how, sia il fatto che il mondo ce lo richiede, quindi il mondo della produzione è diventato un output molto richiesto, perché diventerà, o forse lo speriamo, sempre più importante per l'idea creativa, che deve vivere anche in mondi che sono oltre la reclame che andava in televisione, e quindi deve essere specificizzato allo spazio nel quale va a finire. Noi questo tragitto l'abbiamo cominciato a fare molto tempo fa, quando abbiamo deciso che non eravamo più una casa di produzione pubblicitaria italiana, ma che diventavamo una content production company, per usare una parola inglese, o una società di contenuti, no? Che non era necessariamente italiana e basta, ma era basata in Italia, ma anche a Dubai, ma anche a Madrid, ma nel futuro anche a Berlino, tanto per dirne una. Questa varietà. Infatti questa è la seconda notizia, perché l'anno prossimo ci sarà l'inaugurazione della sede, proseguendo nella vostra internazionalizzazione. Sì, esatto, nel senso che il mondo diventa più piccolo e tu puoi, non devi, ma puoi essere anche in altri posti, e questo cambiano i flussi dai quali arrivano i lavori, e quindi tu ti puoi permettere di avere facilmente un ufficio per essere vicino a quel lavoro che potrebbe arrivare direttamente da un cliente che magari ti conosce come entità nuova. Berlino è strategico per una serie di ragioni, poi Lorenzo ne parlerà anche di più. Per noi Madrid lo è stato per ragioni che si sono poi viste, perché l'abbiamo usata tantissimo come, sia come luogo di service che come casa di produzione indipendente lì nella regione. Dubai ovviamente è forse l'ufficio che lavora meglio come struttura ambivalente per gli eventi, sia per gli eventi che per la produzione. E poi ovviamente Milano e Roma, che sono sempre stati le nostre case da quando è nata la Filmaster 37 anni fa. Quindi tutto questo per dire che è diventato un mondo molto più variegato, sia nel dove possiamo andare, sia nel cosa possiamo dare. Cosa possiamo offrire, la forza del marchio. Ecco, veniamo adesso insomma a quello che tutto ciò significa in termini di contenuti, anche se vogliamo di visioni che avete per ora e per il prossimo futuro. In primo luogo le dimensioni. Penso di non sbagliare dicendo che siete oggi la più grande realtà di produzione in ambito soprattutto di comunicazione, non di film in senso vero e proprio. Come insomma tutto questo sposa il momento che parla di budget ristretti, insomma dei vari problemi di cui la grande distanza, non ci sono i soldi, le gare, ecco, e la dimensione, come le mettete d'accordo? Le mettiamo d'accordo con una politica di prezzi di vendita dei nostri servizi, che è contemporanea, ma che non prescinde dalla qualità. È evidente che laddove ci siano dei progetti
che risultano essere molto ambiziosi sulla carta, ma non hanno sottesa la variabile economica, che oggi è comunque un propulsore importante, noi spesso forse ci mettiamo un pochino da parte, nel senso che è successo di recente, caso mio personale, di avere un paio di gare, progetti sulla carta interessanti, ma per i quali il budget risultava decisamente inadeguato. Quindi un'attenzione al bilancio noi la facciamo, anche perché è oggi a maggior ragione dobbiamo farla, ma non prescindiamo mai da un servizio che credo che oggi Filmaster e poche altre siano in grado di dare: una reattività, una tempestività nel gestire le emergenze, e questo le fa la struttura. Solo con una struttura puoi ovviare a determinate esigenze specifiche. Il tema costi è un tema fondamentale oggi, e che rende agguerrita la concorrenza, quando anche la concorrenza delle volte è fatta da una persona sola che dà tutto in outsourcing. Non è il modo con il quale nasce Filmaster, non è il modo con il quale opera Filmaster, e non è quello che i clienti ci chiedono quando ci chiamano, la maggior parte delle volte. Abbiamo una unit che è Filmini, che ha un'agilità di passo diversa rispetto a Filmaster. Filmini è sotto l'egida di Filmaster, per cui la qualità che deve uscire deve comunque essere imprescindibile, ma lavora con delle logiche diverse, per cui c'è una filiera produttiva che è più snella, e c'è un modo di gestire la produzione che è diverso da quello, diciamo, canonizzato nel mondo dell'advertising, anche se anche da noi, diciamo, ci sono dei segnali che forse certe richieste oggi possono essere bypassate, possono essere accelerate, possono essere cambiate. Il mercato ha una trasformazione e noi stiamo reagendo, tenendo però fermo quello che è il timone e la barra sulla qualità del servizio che dobbiamo offrire, perché se è vero che siamo una content company, se è vero che facciamo parte di un gruppo di entertainment, è anche vero che la matrice, il core business, la base, le radici sono quelle di una casa di produzione nell'ambito dei servizi. Ecco, content company, quanto entrerete sempre più nell'ambito proprio dei contenuti? O quanto ve lo richiede il mercato? È una bella domanda, perché la verità è che ci siamo già. La verità è che quando si guardano i numeri nostri e noi analizziamo alla fine di un anno i lavori che facciamo e come li facciamo, aumentano tantissimo il numero proprio, ma il numero che cresce in maniera esponenziale, il numero dei progetti che facciamo che sono oggi chiamati non tradizionali, no? La verità è che ci ritroviamo a gestire questi progetti in maniera sempre più precisa. Un tempo erano un progetto di qua, un progetto di là. Sì. Oggi stiamo parlando di progetti che fanno parte della comunicazione di un brand, oppure fanno parte di un brief, e quindi il brief arriva con lo spot pubblicitario, ma c'è anche qualcos'altro da fare in aggiunta a. Noi siamo una content production company, no? E lo si vede quando vedi i lavori che facciamo, quindi non è solo lo spot che facciamo per clienti grandi e piccoli durante l'anno, che poi vediamo in televisione, ma sono anche gli spot che facciamo per Land Rover con WeTransfer, che è un progetto piccolino, oppure un progetto che possiamo fare per un cliente di moda che non vuole o non si può permettere di fare le sfilate vere, ma le vuole fare filmate, quindi devono essere messe su un grande schermo. Siamo una content production company, non credo che possiamo allontanarci da quello, anzi diventerà sempre più parte dei progetti che facciamo, perché ci viene richiesto di farlo. Dico sempre che noi siamo una solution provider, no? Da noi arrivano e ci dicono: voi che siete Filmaster, ci potete aiutare a fare questa cosa qui, o se no come lo faresti questa cosa qui? Quello fa parte, no, dell'essere Filmaster come entità che la gente conosce da tanto tempo, e quindi arriva col baluardo, no, della qualità. Quello secondo me
è la spinta sulla quale noi dobbiamo sempre provare a lavorare, che è quello del talento, della qualità, che fanno sì che poi alla fine di un progetto sia migliorato il mediocre, sia più bello il bello e non sia rovinato il... Ha detto tutto ciò, quali sono dei lavori che citereste a emblema un po' del vostro modo di ragionare, di lavorare, quali top? Beh, citerei un recentissimo lavoro di Karim che dimostra come Filmmaster oggi venga chiamata anche su competizioni internazionali da parte di clienti importanti e che non vanno, un progetto che non va in onda in televisione, ma va in onda su le reti alternative, quindi sulla rete. Il progetto Fiat 500X, che è quello della pillola, in realtà è l'esempio perfetto. È un cliente che è un'agenzia che ci ha chiamato l'anno scorso, abbiamo fatto una gara, l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo persa, ma ha trovato che comunque da lontano aveva un partner che li aveva aiutati. L'anno dopo ci hanno rimesso in gara, abbiamo combattuto contro altre 5-6 case di produzione molto conosciute negli Stati Uniti, abbiamo vinto una gara come facciamo con le gare nostrane e siamo diventati la casa di produzione che poi ha fatto con la Richards Group il film, quello della pillola. Il film è delizioso. Il film poi con uno dei nostri registi che ha lavorato con noi nel nostro paese, era l'esempio perfetto di un film che comunque doveva nascere così, perché hanno funzionato i soldi, hanno funzionato i creativi, ha funzionato il talento e la nostra conoscenza dell'Italia, che loro non avevano e che non avrebbe avuto la casa di produzione americana che veniva qua e avrebbe probabilmente gestito la produzione tramite un service. Tutte quelle cose lì in realtà sono entrate dentro quello spot che poi alla fine Fiat trova lo spot più bello che hanno fatto quest'anno. Secondo me al giorno d'oggi produrre è diventato facile, il che non vuol dire poco costoso, e trovare dei partner che fanno quello che è giusto per quel progetto rende tutta la filiera più sana, no? Il nostro problema è che noi gestiamo questa cosa in Italia in maniera diversa, allontaniamo il talento, ne abbiamo parlato di recente. Noi allontaniamo il talento da quello che è l'idea creativa, quindi ci mettiamo di mezzo le politiche, le diplomazie, quello, il talento diciamo registico in questo caso rimane sempre più lontano da quello che potrebbe essere la crescita di un'idea. Le ultime battute proprio per chiudere le dedicherei proprio a loro, ai registi, no? Voi credete nelle esclusive, credete nell'avere il vostro parco agevolato, sapete anche coltivare talenti, abbiamo visto, adesso non mi ricordo più il nome del vostro regista che viene chiamato dalla Marco casa Gentile, esatto, che va a Los Angeles sotto... perché qui non lavorava, perché qui lavora troppo poco e RSI invece pensa che sia un per cui talento la regia, avere l'esclusiva, sapersi coltivare i talenti in casa è importante ancora. È importante perché comunque crei un rapporto con il regista e questo rapporto semplifica determinati meccanismi della produzione, perché comunque i registi qui si trovano bene, nonostante i chiari di luna del mercato riescono comunque a lavorare con una certa continuità. Fatta esclusione per il povero Marco, che ha avuto un anno, devo dire, particolarmente difficile. Marco sta cambiando stile, si sta evolvendo, non è che sta cambiando stile, ha una crescita e probabilmente quest'anno non sono arrivati i progetti giusti per lui, ma ne sono arrivati tantissimo dall'estero, sono arrivati addirittura dalla Spagna. Finché una casa di produzione, forse la più importante, la casa di produzione, ha deciso di prenderlo e portarlo a Los Angeles e farlo... Giustamente, ti hai detto, poi lo vorremmo moltissimo anche noi. A quel punto sono sicuro che il fascino dell'esotico che pervade una gran quantità dei personaggi e degli attori del mondo dell'advertising
lo vorrà e lo chiamerà, ma noi saremo solo che felici, nel sì. senso che comunque rimane in esclusiva nostra, per l'Italia, per la Spagna, e diventerà un regista straniero, esatto.